Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo qui tra barattoli di cereali e legumi perché oggi è il giorno in cui inizio a filmare il mio video preferito, cioè quello che volevo filmare dall'inizio di questo silviembre. Video dove facevo un piccolo recap e vi parlavo appunto delle mie piccole intenzioni, delle mie piccole cose che voglio fare per cambiare le mie abitudini, cioè quella di iniziare a cucinare di più. Non con l'intenzione di mangiare più sano, perché tendenzialmente io e in casa si è sempre mangiato abbastanza sano, ma proprio per cercare di essere molto più organizzati, perché per quanto sano puoi mangiare, se mangi squilibrato, fuori orario, senza una idea precisa dei tuoi pasti, se apri il frigo e spilluzzichi, per quanto puoi spilluzzicare sano, a lungo andare non è quello che almeno per il mio corpo stava funzionando bene. Infatti mi trovavo spesso con dei fastidi, che possiamo chiamare proprio fastidi a livello intestinali, possiamo dire, e anche proprio mi sentivo molto gonfia, non mi sentivo mai appagata, perché per me spilluzzicare, mangiare un pochino così a caso, non mi dava il senso di aver magari mangiato un pasto completo. Quindi da quando è iniziato questo mese di settembre, da quando in realtà siamo tornati a casa, perché uno dei prossimi video, se non l'avete già visto, se non è uscito non lo so, siamo stati una settimana fuori in Irlanda e quindi da quando siamo tornati ho deciso di organizzarmi e volevo fare proprio un video al riguardo. Questo video parlerà all'inizio di batch cooking versus meal prep. Che cos'è una e che cos'è l'altra? Batch cooking, che è quella che ho sempre fatto io, quella che io prediligo, è il prendere un ingrediente, cucinarlo, cuocerlo in grandi quantità e poi metterlo in frigo, a disposizione, a servizio, in freezer, insomma, avere già un ingrediente cotto in grandi quantità. Può essere un cereale, un legume, una fonte proteica. Focus un ingrediente. Questo, a mio avviso, dà la possibilità di poter variare. Nel senso che io cuocio il riso, con il riso cotto posso fare mille ricette, mille piatti. Che cosa voglio quel giorno? Prendo il riso che è già cotto e lo assemblo. Questo funziona molto bene quando si ha la disponibilità, la voglia di voler cambiare, sa, quando si tende un pochino a seguire le voglie del momento, il desiderio del momento, e funziona soprattutto per ingredienti che hanno tempi di cottura molto lunghi. Invece meal prep, che è un po' questo termine che è un pochino più utilizzato, ma in realtà spesso viene utilizzato scorrettamente, che io l'ho sempre usato scorrettamente, ho sempre detto io faccio meal prep, ma in realtà facevo batch cooking. La meal prep invece è proprio la preparazione di un pasto, quindi non lo so, faccio un riso pollo zucchine, ne cucino diverse porzioni e lo metto via già assemblato. Quindi io aprirò il frigo e avrò pasto di riso pollo e zucchine già tutto assemblato, già tutto pronto. Questo tendenzialmente funziona per chi non ha voglia di mettersi lì a assemblare e variare, ma vuole avere dei piatti pronti, aprire il frigo, mangiare, sapere di mangiare sano, mangiare equilibrato, di aver già pensato a quel pasto. Per me non funziona troppo bene, perché appunto io ho bisogno di varietà, cioè se io quel giorno non ho voglia di riso, pollo e zucchine, ma voglio riso, salmone e spinaci, devo mangiare riso, salmone e spinaci. io funziono così. Quindi in questo video io ora preparerò
e vi spiegherò un attimo le preparazioni che andrò a fare, perché eccetera, e poi metterò e conserverò in frigo e piano piano questa settimana vi porterò con me durante la preparazione di alcuni pasti che possono essere magari tutti i pranzi o le cene o vediamo, una volta ho mangiato anche il riso per merenda perché era pronto, tirato fuori, ho preso un po' di riso, un po' di parmigiano, un filo d'olio, ragazzi. Meraviglioso. Quindi vi farò vedere come utilizzo le cose che cucino, così anche da darvi qualche idea. Iniziamo da i cereali, che è tendenzialmente per me, non dico l'unica cosa che batch cucco, ma sì, praticamente sì, perché sono quelli che impiegano di più, sono quelli di cui intorno a cui si basa il piatto, e se tu apri il frigo, hai poco tempo, hai solo il tempo di assemblare qualcosa, non hai il cereale, devi aspettare 20 minuti che cuocia, vai oltre, prendi i cracker, prendi il pane e metti insieme una cosa, ok? Che non c'è niente di male, però a lungo andare magari diventa poco saziante. Quindi qui abbiamo del riso basmati integrale e del meraviglioso grano saraceno. Allora, tutti gli ingredienti che io andrò a utilizzare, soprattutto dispensa, poi ovviamente cose da frigo, no, sono del supermercato, ma tutti gli ingredienti sono di Coro. Su Coro, la batch cooking è, praticamente Coro è stata creato per fare batch cooking, perché questo è un pacco di riso da 5 kg, che è il riso che vedete qua. Spesso questa è una cosa che so spaventa un po' le persone, in quanto dicono, oddio, 5 kg di riso. In realtà, se lo consumate, 5 kg di riso non sono così tanti, perché noi in due persone consumandolo magari ci focalizziamo, ok? Non compro 5 kg di riso, 5 kg di grano saraceno, 5 kg di riso basmati bianco, 5 kg, ok? Ogni due mesi, perché questo è più o meno quanto ci dura, decido quale cereale prendere per fare tendenzialmente il prossimo periodo. Poi ovviamente ho a disposizione altro per variare. Quindi a noi, con le nostre quantità, le nostre dosi, più o meno 5 kg di riso ci durano due mesi, non mangiandolo ogni giorno, pranzo e cena. Però anche avere della quinoa a disposizione è molto utile per variare, oppure del grano saraceno. Ci sono anche altri cereali in realtà che sono molto smart. Il couscous, ad esempio. Il couscous non lo merita il batch cooking, perché il couscous si prepara in 5 minuti. Basta far bollire l'acqua, versare la quantità o il couscous in un piatto, versarci sopra l'acqua bollente salata, coprirlo e in 3 minuti il couscous è fatto. Quindi ci sono alcune cose, alcuni cereali che veramente facilitano la vita a prescindere, perché il nostro obiettivo di questo video è proprio quello, facilitarci la vita cucinando. Un'altra cosa per cui si può fare batch cooking sono i legumi di ogni tipo, di ogni genere. Qui io ho preso questi fagioli borlotti, sempre presi da Coro. Ok. Questi prevedono in realtà anche un pochino più di lavoro, che è il fatto di doverli mettere in ammollo e poi io li cuocio in pentola a pressione 10-15 minuti, ma avere anche dei legumi da parte per qualche giorno della settimana può essere un'ottima alternativa, un ottimo alleato. La domanda che so che vi starete ponendo è: sì, ma quanto dura questa roba? Allora, uno, dipende dal metodo di conservazione. Se voi scolate e poi mettete in frigo senza neanche chiudere la scatola, il riso, quello che è, vi dura due giorni, ok? Se invece, ad esempio, il riso lo fate scolare bene, quindi no acqua, che è un po' la nemica di tutte le preparazioni, acqua e aria sono le due nemiche, se voi la scolate bene e la chiudete bene in una scatola, magari cercando anche di comprimere per far uscire l'acqua, meglio ancora se avete quelle scatole in cui gli puoi proprio togliere l'aria, la conservazione in frigo vi può durare anche 3-4 giorni. Poi ovviamente dipende da quanto ne fate e quanto ne consumate. A noi non durano più di 3 giorni perché
perché li mangiamo. Quindi io ora passo alla cottura dei due cereali e poi ci vediamo durante la settimana per vedere che cosa preparo. Una delle domande più popolari riguarda come faccio a gestirmi e a dosarmi se ad esempio ho un piano alimentare oppure voglio mangiare una determinata quantità. Allora, io ho pesato il grano saraceno a crudo e ne ho pesati 300 grammi. Ora è cotto e lo vado a ripesare cotto. Lo forno. Ok. Quindi, qui mi dice 780 grammi. Che cosa significa? Che 300 grammi crudi sono 780 grammi cotti. Da qua ci viene in aiuto la matematica, l'unica matematica utile che abbiamo studiato durante le scuole, che sono le proporzioni. Quindi se io, ad esempio, di quei 300 grammi voglio mangiarne soltanto 80, devo fare la proporzione di 80 sta a 300 come x, cioè quello che non so che corrisponde agli 80 grammi, sta a quello che corrisponde ai 300 grammi, quindi 7,80. Si fa la proporzione 80 per 7,80 diviso 300. Quello che esce è la quantità che io di questo mi devo prendere, che corrisponde a 80. Se tutti questi calcoli vi sembrano un po' complicati, ok, un consiglio che vi posso dare è cucinare in base alle vostre proporzioni, soprattutto se siete da sole. Quindi se voi solitamente ne mangiate 80 grammi, cucinate o batch cooking da, ad esempio, per 3 volte, quindi 240 grammi, 8, 16, 24. In questo modo, nel momento in cui andrete a scolare, quello che avrete pronto lo dovrete soltanto semplicemente dividere per 3, ok? Quindi dipende dalle vostre abitudini, da quello che preferite. Lezione di matematica fatta, ora passiamo ai piatti. Oggi pranzo super last second, nel senso che sono le 2, io sono appena tornata, ecco perché sono vestita carina e c'è della fame. Quindi ora io passo all'assemblaggio, essendo che l'unica cosa che devo cuocere è il pollo che sta andando. Ovviamente io lo faccio all'ultimo secondo, un po' perché appunto mangio a casa pranzo, arrivare a cucinare anche la sera prima il pranzo così lo farei se dovessi fare una schiscetta, ma ho il tempo di poter preparare qualcosina per pranzo, però rapido, massimo 10 minuti, e quindi mentre sta cuocendo il pollo passo al taglio di verdurine varie, in questo caso il pomodoro e l'avocado, perché vado a fare una delle mie combo preferite, che è cereale, in questo caso il grano saraceno, rucola, potrei fare delle zucchine ma non ho mai preparato la verdura, quindi rucola andrà bene, pomodori, avocado e basta. Un'altra cosa che mi preppo sono le patate, e io amo queste patatine da forno che in realtà non è che durano tantissimo da che le acquistiamo, quindi preferisco farle tutte subito e poi tenerle da parte, riscaldarle quando le vogliamo consumare. Io le faccio, cioè veramente la cosa più semplice del mondo, ho queste pirofile e sono di coro, ora se la alzo mi si rovescia tutto, sono in due misure, grandi e piccola, e sono di ceramica, quindi vanno in forno senza problemi. Le metto così, le lavo, non le asciugo, rimangono umidice, le condisco con olio, un po' di spezie, prezzemolo, sulle patate ci sta benissimo, un po' di peperoncino, e le metto in forno mezz'oretta, visto che sono anche piccole, non devono stare tantissimo, quindi si riducono anche i tempi di cottura, e sono pronte. Sono deliziose, facilissime da fare e decisamente da preparare in anticipo, perché comunque mezz'ora non è poco, e si possono preparare in grandi quantità. In questo modo si consuma anche di meno, perché fare in una volta una preparazione di mezz'ora ti permette di non doverla fare più volte, quindi dover accendere il forno per mezz'ora più frequentemente, e a lungo andare tutto fa nella vita, tutto fa.
Nuovo giorno, nuovo pranzo. Ieri, insieme alle patate, proprio per sfruttare il forno al massimo, ho infilato dentro anche delle verdure. Cosa ho fatto? Quindi, diciamo che la mia meal prep parte la domenica con alcune preparazioni, poi durante la settimana, si rimpinguisce un po' perché le cose finiscono e un po' perché alla fine basta anche soltanto prendere quegli ingredienti che appunto impiegano tanto come verdure e cereali e la sera dopo cena accendere il forno e buttare dentro. Quindi è solo una questione di pensarci e organizzazione. Quello che ho fatto come verdure è, le prendo, melanzane, quindi le ho tagliate a fette e un pochino scorched, quindi tipo fatto così col coltello, un taglio, e messe in forno. Non le ho condite né nulla perché in questo modo sono neutre, possiamo dire. Quindi possono essere, a me piacciono, mangiate così proprio, con intere, tipo bistecchina, condita con sale, olio e la tahin. La tahin sulle melanzane è una combinazione meravigliosa. Oppure posso togliere la buccia, frullare la polpa e fare una sorta di baba ganoush, oppure non lo so, io tendenzialmente questi saranno i due modi in cui le mangerò, oppure posso tagliarle a cubetti, metterle insieme al grano saraceno, al riso. La bellezza di fare le preparazioni così in un batch cooking è che ti lascia libertà di fare quello che vuoi quando lo vuoi. E un'altra cosa che ho fatto è, guys, it's season e io lo sapete che non aspetto altro ogni anno, zucca. Questa è veramente super super castagnosa, si vede già dal colore bello scuro. Anche questa buttata in forno così. Questa può essere consumata a pezzettini nel riso oppure dopo cena come dolcetto con un po' di cannella e burro di mandorle, livello pro. Oppure può essere usata la polpa per fare una crema, un condimento per la pasta. Fare le verdure così è comodissimo e dà veramente veramente tanta tanta libertà. Quindi ora direi che io, come vedete, sono appena tornata dalla palestra. Questo è il mio look di questi giorni, penso che ormai lo sarà per la vita, o meglio finché non mi scoccio, perché ora soprattutto che ho tanti eventi magari la sera, io mi intreccio i capelli la sera prima, passo tutta la giornata con i capelli così e poi prima di uscire me li sciolgo e ho delle beach waves fenomenali senza il minimo sforzo. E quindi vabbè, detto questo, ora di preparare il pranzo. Vediamo cosa mi invento ora. In realtà la meal prep è un po' il focus che avrà tutta la parte di nutrizione di Bloomwell per ottobre, per l'autunno. Quindi ieri Vale è venuta qua a registrare alcune ricette, alcuni contenuti e praticamente il nostro frigo è stato meal preppato. Quindi questo video può essere che possa attingere da quello che è stato preparato ieri e praticamente qui abbiamo verdure al forno, broccoli e cavolfiori che non sono il massimo per il mio stomaco perché mi causano veramente tantissima flatulenza, ma va bene, magari questo potevo anche non dirvelo. Poi qui abbiamo altre verdure, altra zucca, cavolo nero. Questo è un dolcino fatto con purea di mele e cioccolato fuso che rimane, come vedete, stile budino. Assurdo. Tipo il budino al caco, quindi caco e polvere di cacao, questa cosa uguale. Poi qui abbiamo le patate, queste sono mie, quelle che appunto ho fatto l'altro giorno, ieri l'altro giorno, e invece qui abbiamo della meal prep di riso basmati. Io penso che il grano saraceno praticamente sia finito, dovrebbe essere, questo è il pollo di Luna, anche Luna fa meal prep. Grano saraceno dovrebbe essere l'ultima porzione, quindi direi che possiamo anche terminarlo oggi a pranzo. Ok,
Quindi essenzialmente ho assemblato, cioè tirato fuori dal frigo e ho assemblato le due bowl, questa per Jimmy, questa per me, ci ho aggiunto anche un pochino di zucca. E ora manca solo la parte proteica. Per oggi ho deciso di fare del tofu in friggitrice ad aria, quindi mentre assemblavo questo andava ed è venuto super croccante. Non era crunchy questo pezzo. Questo più croccante ed è un mix di tofu alle erbe e tofu al chili, buonissimo. Il tofu al chili lo trovate su Coro e vi giuro che se lo fate in friggitrice ad aria e lo rendete così croccantino è delizioso. Quindi ora vado a spartirlo e dividerlo nelle due bowl, un filo di tahin per chi lo desidera e siamo on the go per pranzare. Ore. Ah, è 1:15, presto! Vabbè, mangiamo qua. Ho fame. Vabbè, pronto. Non so, oggi così. Buongiorno, ho pensato di fare questo video mentre sono in azione piuttosto che poi raccontarvelo. Praticamente è palesemente mattina, si sente dalla voce, si vede dalla faccia, il pigiama lo dice. E sto aspettando la mia colazione, nel senso che l'ho tutta assemblata, è pronta, però mi piace lasciarla un attimo lì a riposare prima di consumarla perché si raddensa un pochino, i semi di chia si attivano e crea una consistenza un po' più densa rispetto che liquida. Ora, mentre quindi aspetto, ho pensato di portarmi un pochino avanti con della meal prep, sempre di verdure, e quindi sto tagliando le zucchine, le taglio per lungo e le metto in forno a vapore. Il forno a vapore è meraviglioso, io adoro perché in veramente 10 minuti cuoce tutto, 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 tutto. Il salmone in 8, cioè è veramente super rapido, super veloce, non va a una temperatura troppo elevata, quindi secondo me, a mio avviso, 10 minuti a 100 gradi del forno a vapore consuma molto meno rispetto a 40 minuti, 180 gradi, 200 del forno normale. In più la cottura al vapore, a mio avviso, mantiene molto di più il gusto degli ingredienti. E poi con queste zucchine, quando saranno pronte fra 10 minuti, posso fare qualunque cosa. Nelle bowl posso frullare tutto e condirci la pasta. Posso mangiarle così, come al solito, super varietà. E quindi nuovo giorno, nuova idea pranzo o nuovo pranzo per me. Oggi sfruttiamo il riso basmati, visto che ieri abbiamo finito il grano saraceno, e quindi qui abbiamo riso basmati, qui per me delle zucchine che ho cotto stamattina, un pochino di zucca, dell'albume che ho fatto tipo scrambled albume. Jimmy invece al posto della zucca ha il cavolo riccio? Cos'è questo? Non lo so, insomma, una crucifera. E sopra ci vado a mettere due ovetti alla Fashions. In teoria questi sono venuti molto brutti e ho fatto i tempi di cottura abbastanza a caso, anche perché poi mi sono persa, ma in teoria non lo so, secondo me sono andati un po' oltre, però ci proviamo, che poi vanno a condire un pochino tutto e poi sopra ci vado a mettere un pochino di spezie, un filo d'olio, sale, pepe e basta. Il pranzo è pronto. Yuppie. Andiamo a scoprire se sono veramente alla Fashions in 3, 2. Secondo me si rompe di qua. 1. Uno. Uno. Quasi. Questa quasi, questa. No. Fail. Vediamo di qua. Oh, forse questa sì. Yeah. Una c'è, l'altra. Sì. Beh, Jimmy l'ha preso un pochino di più alla fascia. Questa perfetta. Questa bellissima. Oh yes.
Avevamo iniziato a preparare, ma ho detto aspetta, devo andare a prendere la fotocamera perché devo raccontare e spiegare tutto ai miei amici. Quindi abbiamo qui Jimmy nell'angolo, aspetta, ti No, illumino. lascia perdere, guarda, sono in delle Dimmi. condizioni. Vabbè, illumino il Brava, salmone. illumina il Abbiamo salmone. Jimmy qua nell'angolo che sta mettendo il salmone in forno a vapore, best friend forever. Oggi la cottura prevede 8 minuti al vapore e circa 4 minuti in friggitrice ad aria. I 4 minuti che te li ha detti? Così No, improvviso. infatti, per nulla. Però vabbè, fa lo Improvviso. stesso. Comunque faremo sia la cottura a forno a vapore e poi vediamo se passarlo in friggitrice ad aria per fargli fare la crosticina. Nel mentre in friggitrice ad aria, indovinate un po' che cosa ho messo? Rullo di tamburi! Le patate, perfetto, quindi ora le faccio un po' scaldare e basta. Perfetto, tutto pronto. Lì ci sono le zucchine che appunto ho cotto questa mattina. Basta, non devo fare niente, devo aspettare, devo apparecchiare la tavola e dare da mangiare al gatto perché ovviamente, giusto? Tu l'hai fatta la meal prep, il batch cooking? Sì, lei lo fa più di noi. Cioè, io lo faccio per lei più che per noi. Ma scusate, ma vogliamo parlare della crosticina che hanno fatto? Ma tutta la vita ripassata in friggitrice d'aria. Oh mamma, oh mamma. Come sono croccantine, madonna. No, vabbè, vedo l'ora. E voilà! Salmone uscito dal forno a vapore. E quindi ora direi che possiamo testare questa cosa della friggitrice ad aria che stasera ci ha dato tante gioie. Quindi, mia è un po' piccolina, ma ci dovrebbero stare. Yes! E via a fare la crosticina. Si è un po' rotto, ma ha fatto una bella crosticina. E la cena è servita, salmone, poi porto a tavola le patate e anche queste zucchine le ho passate in friggitrice. Ho passato tutto in friggitrice questa sera, nel dubbio. Comunque è venuta una crosticina buonissima. E sul salmone io ci utilizzo tantissimo, puoi portare a tavola se vuoi, Jimmy, la senape di Coro, che è una senape che si può anche aggiungere a, ad esempio dello yogurt di soia per fare una cremina, ma a me piace così anche proprio a crudo. È un po' molto spicy, ma mi piace, soprattutto sul pesce. Bene, ora buona cena. E siamo arrivati alla fine di questo video. Io sono super felice di essere riuscita a portarvi questo video. Era da un bel po' che me lo studiavo, ponderavo. Bello lungo anche un po' per recuperare la non pubblicazione della settimana scorsa e chiedervi scusa. Quindi io vi lascio. Vi chiedo di farmi sapere qual è la cosa che più preparate in anticipo, quello che inizierete a cucinare in batch cooking e quale piatto di quelli che vi ho fatto vedere un po' replicherete qui nei commenti. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!